proprio noi ci siamo resi conto che l'Italia ha fatto dei grandi sacrifici durante quest'anno e questi sacrifici non devono andare perduti. Questo mi sembra il punto decisivo. E non possono essere affidati ai soliti protagonisti di sempre. Ma vedremo cosa diranno gli italiani con il voto, se questa politica sarà accettata o no. Una politica non accettata dal Paese, io credo gli italiani voteranno Scelta Civica e lo diranno loro. Legata alla Germania, dettata dalla Germania? Beh, la politica era dettata dalla Germania quando l'Italia non aveva prestigio e credibilità in Europa. Oggi mi sembra che l'Italia, come si è visto anche dall'ultimo Consiglio europeo, abbia acquistato credibilità e prestigio, tanto che ha avuto un ottimo risultato nel bilancio. Il messaggio è che questo Paese deve essere fatto a misura di giovani, deve essere aperto ai giovani e aperto al mondo. L'Italia è un Paese troppo introverso. Io ho fiducia che uomini che vengono dalla società civile possano realizzare una politica diversa, aprire l'Italia. Rondine è un esempio dell'Italia che si apre, di un'Italia che si internazionalizza in nome dei valori della solidarietà. Noi non abbiamo avversari, mi dispiace, perché siamo fuori dalla cultura della competizione tipica della Seconda Repubblica. Che Giannino si dimetta, mi dispiace, ho molto rispetto per lui. Ministro, quali sono secondo lei le priorità per l'Italia in questo momento? Quello che noi chiediamo ai nostri parlamentari come prima cosa è andare in Parlamento e fare la riforma elettorale, perché non si può continuare a votare con questa legge, e operare per il dimezzamento dei parlamentari.